Sono arrivati con le loro fasce tricolori a dare sostegno ai lavoratori della Comital di Volpiano, alle porte di Torino, che rischiano di restare senza lavoro a causa dell'annunciata chiusura della fabbrica. Sono una ventina i sindaci intervenuti davanti ai cancelli della ditta che produce laminati di alluminio, anche in vista degli incontri che si terranno in regione con la proprietà, una multinazionale belga. Assente la sindaca Pendino, al suo posto l'assessore al commercio di Torino, Sacco. Con la giornata di oggi, con l'invito ai miei colleghi di venire qui davanti ai cancelli a far vedere invece alle 140 persone circa che hanno perso il posto di lavoro, che le istituzioni ci sono e cercheranno in tutti i modi questa partita, anche se sembra disperata, però di cercare di risolverla in qualche modo. Ci auguriamo di avere qualche risposta, ma soprattutto di incontrare disponibilità nell'affrontare una nuova strada per Comital. Non siamo riusciti bene a comprendere le motivazioni e che cosa intendono fare, questa è un po' la cosa più preoccupante, non abbiamo compreso le motivazioni che hanno portato l'azienda in questa situazione, non abbiamo compreso quali siano le intenzioni per il futuro. Istituzioni e lavoratori hanno chiesto l'intervento del governo per cercare una soluzione. Crediamo che deve entrare in campo il governo, compreso il Presidente del Consiglio. Sai com'è, la speranza è l'ultima a morire, si dice. Speriamo, perché il problema è che viviamo male, cioè tutti noi, le nostre famiglie, la nostra situazione è così precaria e uno sta veramente male.